Ma io sono di Milano, non posso fare le robe regolari. No, addio il piacere, no. Allora, me l'han detto. Allora, noi ci siamo impegnati a girare tutte le settimane un quartiere di Roma, soprattutto partendo dalle periferie, perché è una città che il comune ha dimenticato, abbandonato, è sporca, è caotica, è insicura. Siamo non so a quante 25.000 firme già raccolte, solo di residenti a Roma ovviamente. So che stamattina peraltro il sindaco non è molto lontano da qua, sarà una coincidenza, si è ricordata di Torpignattara e quindi... Ma devo dire che comunque un risultato noi lo raggiungiamo quando usciamo, come anche settimana scorsa in Piazza Epiro, come a Rocca Cenza. Quando arriviamo noi, guarda caso, puliscono le strade, raccolgono la monnezza. Stranamente. Però ragazzi, noi stiamo lavorando per avere un'idea di città, di raccolta rifiuti, di trasporto pubblico, di parcheggio, di commercio. Come hanno detto, che è stato qualche anno fa inaugurato il grande mercato che adesso è in deserto, dove ci sono alcuni italiani che sopravvivono e resistono in mezzo a di tutto di più. Poi ripeto, noi non promettiamo miracoli, ma penso che questo sindaco sia assolutamente incapace, inadatto e da mandare a casa il prima possibile. Stiamo preparando, perché stiamo girando, ripeto, da Torpagnotta, Rocca Cencia, da Ostia, Torpignattara, quartiere per quartiere, entro la fine di novembre faremo la prima assemblea pubblica romana per presentare quartiere per quartiere le nostre idee per la città. Quindi se ci state vicini per darci una mano. A questo aggiungerei, perché non c'è solo la Raggi, ormai su Roma c'è anche il fantasma Zingaretti, e quindi diciamo che se riusciamo a mandare a casa Gianni e Pinotto, penso che sia meglio per tutti. Se qualcuno ancora non ha firmato, poi porteremo entro novembre in Campidoglio queste decine di migliaia di firme, così almeno in democrazia funziona così. Dovrebbe funzionare così in democrazia, però abbiamo visto che in Umbria la gente scema non è, gli puoi promettere... Ma non solo in Umbria, quindi, non solo in Umbria abbiamo scelto. In bocca al lupo, grazie per questa presenza e io ce la metterò tutta. Grazie.